una sfida per noi importante per ritornare a fare risultato e per la classifica, che la realtà è questa, bisogna guardare la realtà, anche se poi i numeri veri dicono altro, però dobbiamo andare con la mentalità di cercare di conquistare un risultato positivo. Poi decido domani alla rifinitura cambiare qualcosa, perché comunque ha subito 3 partite 9 gol, quindi si è perso un po' di equilibrio, un po' di certezze. Voglio cercare di dare equilibrio e certezze a tutta la squadra. Di Nino Junco, che questa settimana ha lavorato bene, non è ancora in condizione, però dà la possibilità di portarlo in panchina, di poterlo utilizzare durante la gara. Grande imbarazzo tra Fedato e Galano, facendone uno in panchina. Imbarazzo no, però mi dispiacerebbe, però devo fare delle scelte per dare, come ho detto prima, un equilibrio alla squadra, al centrocampo un po' di esperienza e di qualità. Andrea ha grandi motivazioni, sta bene fisicamente, si è allenato sempre bene in questo periodo che è stato fuori, mancherà un po' il ritmo partita, però ha voglia. E in mezzo al campo quando mi serve anche la squadra. Non credo, una squadra che comunque fa del carattere la loro forza, una squadra che non molla mai, quella che ho visto soprattutto con la Juve Stabia, una squadra che ha giocato con grande umiltà, con voglia di tirarsi fuori da classifica brutta, quindi ci aspetterà sicuramente una partita difficile, poi ha anche giocatori importanti, soprattutto davanti.